Carissimi pogonotomaniaci, bentornati e ben ritrovati sul canale di Pogonotomania. Oggi video domenicale e ho deciso di tagliare il pizzetto perché tenere la mascherina 7-8 ore col pizzetto è veramente qualcosa di fastidioso, si inzuppa tutto di umidità, di condensa. Quindi, oltre alla rasatura normale, andrò a togliere questa barba, peccato perché mi ci ero affezionato, poi mi è sempre piaciuta. E come primo step, siccome ho intenzione di provare un rasoio a barra di sicurezza, quindi closed comb, vado a tagliare i peli in eccesso, quindi vado a ridurre la lunghezza del pizzetto con una macchinetta. Torno subito, vediamo poi come sarà l'effetto, sarà senz'altro devastante. Mi abbasso un attimo, altrimenti vanno peli dappertutto, poi mia moglie mi ammazza. Non ce la può fare la macchinetta, è troppo duro questo pizzetto. Facendo un macello. No, direi di togliere persino il pettine perché comunque in ogni caso è una barba troppo lunga. Va bene, mi fermo qui, quindi a parte i peli che mi sono mangiato, direi di procedere con la rasatura totale. Sciacquo un attimo questo macello che ho combinato nel lavandino e ne approfitto per mettere un po' di acqua calda. Mamma mia, come cambia la faccia dopo che si taglia la barba, è qualcosa di sconvolgente. Non oso immaginare l'effetto che provano coloro i quali tengono la barba lunga, magari in inverno, quando se la tagliano. Ah, bruttissimo. Quindi, riempio un attimo il lavandino. Partiamo dal sapone. Sapone che voglio provare ad utilizzare, saponificio Anna Maria, Fillide, è un mandorlato, questi saponcini, questi campioni me li ha regalati il mio amico Gianluca, che ringrazio. Io ho ancora il tuo dopobarba alla lavanda della Taylor, spero quanto prima di poterci vedere così finalmente te lo consegno. Quindi, dicevo, saponificio Anna Maria, mandorla, nutriente, emolliente. Saponificio Anna Maria di Reggio Calabria, conosciuto per il fatto che produce saponi con materiali autoctoni, quindi del posto. Allora, vediamo come si presenta. Classico profumo mandorlato. Ora, non so se è per questioni di tempo, di vita del sapone, è decisamente duro come mandorlato, e per forza di cose, visto il dimensionamento della scatolina, del contenitore, lo vado a posizionare sul fondo di questa ciotola, quindi creo una base di sapone più o meno, un po' più che meno di quanta ne preleverebbe il pennello, e metto all'interno un po' d'acqua calda in modo che vada a riprendersi un attimo. Allora, come rasoio mi sono riproposto di provare il Dorco PL 602 o New
Dorco PL602, rasoio completamente in plastica dal peso decisamente ridotto, che tecnicamente dovrebbe un po' fare da coprotagonista nell'ambito della rasatura con Wilkinson Classic, il famoso plasticone. Qui intanto come prima sensazione quella di una leggerezza micidiale, viene fornito con due lame d'orco che quindi andrò ad utilizzare, alta qualità, bla bla bla, state attenti, allora abbiate cura di non esporlo alla luce diretta del sole e all'umidità. È carino scrivere su di un rasoio, quantomeno per quanto riguarda un rasoio, di non esporlo all'umidità. Allora andiamo a vedere come è fatto questo rasoio, quindi classica lamettina d'orco con il doppio incarto, è un rasoio, ok, due pezzi, quindi svitando il manico si stacca quello che è il coprilametta. Veniamo all'inserimento della lama. Oh caspita, non è possibile tenere la lama ai bordi perché è più stretta della coprilametta, quindi vediamo di farci subito male. Ok, rasoio armato, caspita, grande curvatura della lama, quindi questo è il gap e l'esposizione, molto protetta ai bordi, gap probabilmente negativo, io non faccio fatica a percepire la lama, lama che non sporge ai lati e misteriosamente hanno stampato queste due alette che simulano l'uscita della lama. Va bene, vedremo come si comporta durante la rasatura. Io mi sciacquo il viso e farei un po' di prebarba perché la pelle senz'altro a livello di zona baffi e zonamento non è abituata alla rasatura. Quindi un prebarba al volo, il primo che mi capita, proraso blu. Quindi mi sciacquo il viso, metto un po' di prebarba e torno. Ah, un po' mi spiace tagliare il pizzetto perché mi è sempre piaciuto nella stagione fredda, l'ho sempre tenuto e soltanto da quando faccio i video, quindi da quando ho il canale, saranno ormai un 3 anni che il pizzetto ovviamente è sparito dalla scena. Ok, quindi prebarba, proraso blu in soluzione molto acquosa. Allora andiamo a riporre, sperando che non caschi tutto, e procederei con il montaggio in ciotola del sapone, o quantomeno vado a stemperare il fondo di sapone che ho messo sulla ciotola. Pennellino proraso, omega proraso, allora schiuma subito di una schiuma molto vaporosa, troppo vaporosa, e a parer mio il pennello ha già prelevato tutto il sapone che c'era sul fondo, anche perché sento una certa frizione, quindi sì, il sapone praticamente non ce n'è più, è inglobato nel pennello. Una sciacquatina e partiamo con l'insaponatura. Allora, pronti? E via. Classico profumo di mandorla. Qualche pelo lunghissimo che è rimasto in vita. Oh.
Ok, allora, montaggio buono, leggermente carente in consistenza, però no, dai, tirando un po' il sapone migliora decisamente, quindi cancello la carenza. Certo, non è a parere mio un cella, però tutto sommato si difende molto bene. Ok, quindi partiamo con questo Dorco PL 602, ecco, fatto un danno micidiale. Allora, mi era stato consigliato da un amico, sempre il solito Gianluca, mi ha detto guarda che un rasoio è molto delicato, usalo con delle lame taglienti. Vabbè, proviamo con queste Dorco, poi al limite vediamo quello che è il risultato. La barba sul resto del viso è corta, è barba di un giorno, l'ho fatta ieri mattina. Allora, senz'altro un rasoio delicato, così come primo approccio. Molto delicato. Praticamente devo calcare per fargli togliere la barba del pizzetto. Rasoio dal costo, mamma mia, non si può neanche chiamare costo perché 2,99 euro. Credo sia il rasoio più economico che ci sia in circolazione. Arranca parecchio con la barba un po' più lunga. Devo calcare, altrimenti adesso provo in zona baffi, se dovessi stare leggero il rasoio galleggia sulla barba e non toglie nulla. Ammazza quanto veramente è molto all'interno. Quindi per lavorare in zona naso bisogna spingere il rasoio all'interno delle narici. Ragazzi, sto premendo come pochi. Sì, non la scompensi, però ci vuole un po' di pressione. Beh, comunque il primo passaggio è andato. Ok, partirei con la seconda insaponatura, passaggio di pelo traverso. Ah. Sapone che è diventato di nuovo evanescente. Molto evanescente. Vabbè. Quindi, pelo traverso con questo Dorco PL 602.
Bisogna lavorare con un angolo abbastanza aperto. Ma porca miseria, potevano evitare di farla questa aletta. Avevano nostalgia della sporgenza della lama. Niente, io sotto il naso non ci riesco ad arrivare bene. Vediamo con il contropelo. Quindi ultima insaponata con ciò che resta del sapone e via di contropelo. Resta proprio pochino. Va bene, lasciamo così. Ah, sensazione. Che bello di fresco sul viso perché non c'è più il pizzetto. Allora, lavora meglio in contropelo perché probabilmente il pelo di per sé tende a schiacciare il rasoio sul viso. Sapone che sta scomparendo. Ok. Bene, rasatura terminata, ma io non farei neanche delle finiture. Quindi mi sciacquo il viso, passo un po' di allume di rocca, vediamo come reagisce la pelle e poi vado di dopobarba. Allora, allume. Niente bruciore. Un pochino qui. Ok. Un'asciugatina. Quindi risciacquo e dopo barba, ovviamente. Come dopo barba, siccome il mandorlato sì, mi piace, soprattutto nella stagione fredda, però forse perché ne ho usato talmente tanto nella mia vita che mi stanca facilmente, questa felce azzurra, lozione dopo barba, rinfrescante, profumo piacevole. Ricorda vagamente il felce azzurra. Ok, bene, ed ora arriviamo alle conclusioni. Partiamo dalla macchinetta, questa brown. No, dai, brown, io penso che
queste cose qui sia meglio acquistarle un po' più serie. Infatti io ho una Wall, non so come si pronunci. Queste cose a batteria non mi hanno mai convinto, infatti anche col pizzetto arrancava, sembrava un diesel vecchio stampo che non ce la faceva proseguire. Sapone da barba, questo filide mandorlato, profumo buono, scorrevolezza buona, non mi posso lamentare nemmeno del post rasatura, però molto, molto evanescente, quindi è una schiumettina, insomma, non si riesce a creare, a parer mio, una corposità di sapone. Sì, magari l'ha raggiunta in prima passata, dove c'era tanto sapone all'interno del pennello, ma poi seconda passata, terza passata, addirittura scompariva. In ogni caso, vabbè, scorrevolezza è buona, post rasatura non mi posso lamentare, ma probabilmente è anche grazie al rasoio. Questo Dorco PL602, leggerissimo, delicatissimo, ha lasciato indietro qualcosina. Secondo me è rasoio per una rasatura senz'altro quotidiana, barba di 3 giorni, quindi penso che il mio pizzetto dopo il passaggio della macchinetta abbia raggiunto più o meno, secondo la mia ricrescita, il livello di una barba di 3 giorni. Faticava parecchio, non credo sia tanto un problema di lama, proprio un problema di geometria del rasoio. Io ho dovuto calcare, cioè proprio spingere con la mano, quindi è un rasoio, secondo me è un rasoio da terza scelta, è un rasoio che metto lì casomai mi si rompessero i primi due. È un rasoio da consigliare a chi inizia, mamma mia, è un rasoio da consigliare a chi inizia. Allora, no, secondo me no, è vero che costa poco, quindi è un acquisto poco impegnativo, ma si avrebbe una falsa percezione di quello che sono i rasoi di sicurezza. Una persona che inizia con questo, secondo me la prima sensazione è: questo coso non taglia, e per tagliare devo premere, allora sì, l'effetto rasatura lo ottengo. Poi cosa potrebbe succedere? Mi scoccio perché questo coso qui non taglia, compro un rasoio più serio, premo convinto che non tagli al pari di questo e mi faccio il danno. Quindi a parer mio, magari dico una cosa strana, per qualcuno poco sensata, è un rasoio che va bene nel caso in cui si abbia già una mano allenata al rasoio di sicurezza, perché devo premere, sennò questo qui galleggia sopra la barba, non taglia nulla e devo premere. E nel caso in cui occorra esercitare un'azione di pressione, mi spiace, ma la mano deve essere allenata. Quindi l'ho detto anche in altri miei video, io preferisco rasoi pesanti dove al limite vado ad alleggerire la forza, piuttosto che rasoi leggeri dove c'è la necessità di spingere. Potrebbe essere difficoltoso l'utilizzo, nel caso in cui ovviamente si vogliano ottenere dei risultati. Dopo barba, questo pelce azzurra piacevole, quindi tutto sommato, ecco, queste Dorco, queste lamette ST300, io le avevo già provate, a parer mio sono delle buone lame, mi sono trovato bene, azzeccata probabilmente la combinazione lama-rasoio, però ribadisco, il rasoio dalle particolarità tecniche un po' così contraddittorie, cioè un rasoio economico sembrerebbe l'esca per colui o coloro i quali dovessero iniziare. In realtà, per ottenere un buon risultato bisogna avere una certa esperienza con il rasoio di sicurezza. Quindi, carissimi, io vi saluto, auguro a tutti una splendida domenica e ci vediamo settimana prossima per un nuovo video di rasatura. Ciao a tutti da Andrea e dal canale di Pogonotomania. Ciao ragazzi, alla prossima!